Ciao a tutti, sono Frida, maestra di Ashtanga Yoga. In questo piccolo video vogliamo osservare da vicino il famoso salto in avanti attraverso le braccia, che è una delle componenti fondamentali, diciamo, dell'Ashtanga Yoga. Normalmente ci troviamo alla fine delle posizioni in piedi e siamo in Adho Mukha Svanasana, nel cane a faccia in giù. Vorremmo portare le nostre gambe oltre le braccia e trovarci seduti. Pieghiamo le ginocchia e una cosa fondamentale è portare il nostro sguardo esattamente dove vogliamo andare. Una cosa che mi ha detto una delle mie maestre: se avete frange, ciuffi, eccetera, tiratevi proprio indietro i capelli, perché è fondamentale riuscire a vedere dove andate. Quindi le mani sono ben piazzate, pieghiamo le ginocchia, inaliamo e esalando ci sediamo in Dandasana. Per riuscire a fare questo abbiamo bisogno anche di sollevare il pavimento pelvico e di mantenere Uddiyana Bandha, cioè il diaframma e la zona del plesso solare sempre ben sostenuta all'interno. Per molti di noi il salto in avanti può essere qualcosa del genere. Inalo, salto, sposto le mani vicino ai fianchi, sollevo e mi siedo. Questo sollevare è quello che vi permetterà poco poco alla volta di avere la forza per poter poi passare attraverso le braccia con le vostre gambe stese o incrociate. Quindi vediamolo un'altra volta. Se state per iniziare la pratica della stanga, una buona modifica appunto è questa: salto, incrocio, sposto le mani vicino ai fianchi, stendo e mi siedo. Oppure, se ho già un po' più di forza, dal cane a faccia in giù, ripeto, guardo esattamente dove voglio andare e arrivo. Quando sto saltando spingo enormemente con le mani a terra, voglio proprio spingere il pavimento lontano da me. Potete provare, riprovare. Namaste, grazie mille.